diciamo ben cattivi, e c'è scritto anche la terapia, sono nata all'orecchio, poi mi sono sposata a 24 anni e sono venuta a abitare a Firenze. E così dopo aver cresciuto figlio, e mi sono dedicata a degli occhi, così come mi potevo, come potevo dare un senso alla vita da una certa età. E poi scoprì, all'inizio ho scoperto la ceramica, modellare la creta, e mi sono divertita tantissimo, ho fatto tantissime cose. E dalla creta, parlando con delle amiche, voglio provare a fare la scultura con l'età libera dell'Università dell'Età Libera. Sono andata all'Istituto d'Arte per 5 anni, ho fatto scultura con un professore e lì mi sono proprio entusiasmata. E pur avendo una certa età, la pietra è molto difficile da scoprire, faticosa, ma a me mi dà una gioia immensa, perché come prendo lo scalpello e vedo che il disegno che ho tracciato nella pietra mi viene verso di me, io non finire male. E così ho provato tutti i tipi di pietra, dall'aria, la pietra serena, marmo, alabastro. Io ho fatto 120 pezzi, tra i quali l'ho regalato, di più l'ho regalato, ma sempre quelli più che per me hanno un significato, un momento particolare. E così mi diverto ancora. Ora la mostra non sono tanto propensa per mostrare. Però con questa associazione che è guidata dalla Carla Pizzi, e che eravamo siamo sempre state amiche, e mi sono buttata fuori, sono venuta a fare le mostre qui, ho fatto il casino alla strada dove c'è la pietra, ogni 2 anni c'è la mostra della pietra lavorata. E ho riscosso un gran successo e questo mi basta.